Mm-hmm.
Complimenti all'Alessandro. Thank you.
Ci prepariamo ad accogliere i ragazzi della classe di canto, diretta dal maestro Fabio Armiliato. Chiamo Luca Giorgini, un ragazzo che viene da Ancona, un baritono, che ci canta A per sempre io ti perdei dai Puritani di Bellini. Sarà accompagnato eccezionalmente al pianoforte dal maestro Fabio Armiliato.
ci propongono Ultima canzone di Francesco Paolo Tosti. Alexander Romanovski, eccolo forte.
a tutti di oggi, questi ragazzi straordinari che si dedicano con grande amore e serietà a questa grandissima cosa che è la musica, perché la musica è quello che ci tiene uniti, è quello che ci avvicina ai veri valori della vita, è quello che ci apre, anzi, apre un varco in questo mondo straordinario che noi tutti intuiamo, ma non sempre troviamo la porta. I musicisti, gli artisti in generale aiutano ad aprire questo varco e sentire tutte queste emozioni che ci fanno sentire vivi, ci fanno sentire felici. Grazie a voi. Grazie ai nostri maestri straordinari, grazie agli organizzatori, al comune di Casoli. Ci ospita in questo posto meraviglioso, grazie all'Abruzzo, grazie all'Italia e non vediamo l'ora di rivedervi presto, grazie. Io invito l'assessore alla cultura del Comune di Casoli, Liberata Galanti, a raggiungere, un saluto insomma, anche per sottolineare l'eccezionalità davvero di questo evento e di questi tre grandi personaggi su questo palco in una cornice insolita, davvero. Buonasera, per me è davvero difficile adesso esprimere con parole le emozioni che io personalmente penso che tutto il pubblico sta provando, ha provato in questa serata e prova in questo momento. Io devo ringraziare tutti e tre i maestri, ma un ringraziamento particolare va senz'altro al maestro Alexander Romanowski. Va a un sentimento che ci lega, all'amicizia, perché credo che questo miracolo, ecco come diceva prima Melania, che si è verificato questa sera qui, che si è verificato contemporaneamente ad Atessa in queste settimane in cui avete tenuto la masterclass, e si è reso possibile proprio per l'amicizia. Per l'amicizia del maestro Alexander Romanowski con Mario Stefano, Pietro D'Archi, perché ricordiamo 3 anni fa Alexander fece la sorpresa a Mario Stefano che si stava esibendo qui, lo venne a trovare, fece la sorpresa al pubblico casolano e ci lasciò, ci salutammo con la promessa che sarebbe tornato. L'anno scorso è tornato, ci ha regalato tanta emozione, quest'anno ha superato se stesso, ha superato qualsiasi nostra possibile previsione, immaginazione, regalandoci la sorpresa di portarci questi grandi artisti italiani e questi allievi che sono artisti forse già di fama internazionale in questo di posti diciamo di periferia. Per noi, ecco, siamo una piccola comunità, abbiamo questo gioiello che ha fatto innamorare Alexander, il nostro castello, ecco, questo abbiamo potuto offrire, però lui ci ha ripagato con tanta emozione, veramente ha portato nella nostra comunità qualcosa di inaspettato, ha portato l'arte all'altissimo livello, ha portato la presenza, la possibilità di condividere, diciamo ha contaminato il nostro territorio con la cultura, l'arte, in nome dell'amicizia. Grazie di tutto questo. Di tutto il pubblico, dell'amministrazione comunale, e appuntamento all'anno prossimo? Assolutamente sì. Dico solo un'ultima cosa, che è tutto vero quello che l'assessore ha detto, ma per poter seminare, per poter contaminare c'è bisogno di un terreno buono. Questo terreno buono voi
avete in persone come Melania Zizi, come ragazzi delle officine culturali. Durante le ultime settimane hanno lavorato non stop per poter regalarvi e regalarci queste grandi emozioni. Grazie.